So in this kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur, he's praying, when will I become free from nama apara? In questo kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur sta pregando, quando diventerò libero dalle nama apara? And then Shuddha Nama will appear. E poi Shuddha Nama apparirà. Only taking a mala and chanting Hare Krishna, this is not the holy name. Solo prendere in mano un male e cantare Hare Krishna, questo non è il santo nome. Holy name is Sri Krishna himself, Aprakrita Shabda Brahma, supernatural transcendental self. Il santo nome è Krishna in persona, che è Aprakrita, un suono trascendentale. The pure name you cannot chant. Il puro nome non lo puoi cantare tu. You don't chant the name chants you. Tu non canti il nome, è il nome che ti canta a te. It comes and takes over your prana and dances on your tongue without any control. You cannot control it. Lui si manifesta nel tuo prana e poi arriva e balla sulla tua lingua. Tu non lo puoi controllare. That's Krishna's name. Questo è il nome di Krishna. And not like trying Hare Krishna, ma you always get tired. Non è che devi provare tu con la tua forza a manifestare il nome. And no taste like chewing sawdust. Senza gusto, come se mastichi sale. That is not Krishna. Questo non è il nome di Krishna. Krishna name is something completely different. Il nome di Krishna è una qualcosa di completamente differente. So if we want to chant actually Krishna's name, we have to pray for the mercy of Nambu that he will appear. Quindi se noi vogliamo veramente cantare il nome di Krishna, dobbiamo pregare che Nambu appaia. Srila Bhaktivinoda Thakur in the sun, Kovilabe Bolo Sedi Namami, he is expressing exactly how to pray to Nambu in a very beautiful way, how to pray to Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Quindi qui questo Vajana Srila Bhaktivinoda Thakur sta veramente spiegando in una maniera fantastica come pregare per la misericordia di Nam Prabhu, di Nityananda Prabhu, di Chaitanya Mahaprabhu. Yes.
Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.